Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia ci mostra Gesù in movimento. Egli infatti ha appena finito di predicare e è uscito dalla sinagoga. Si reca nella casa di Simon Pietro dove guarisce la suocera. Poi verso sera esce di nuovo verso la porta della città dove incontra tanti ammalati e indemoniati e li risana. La mattina dopo si alza presto ed esce per ritirarsi a pregare e infine si rimette in cammino attraverso la Galilea. Gesù in movimento. Soffermiamoci su questo continuo movimento di Gesù che ci dice una cosa importante su Dio e al contempo ci interpella con alcune domande sulla nostra fede. Gesù, che va incontro all'umanità ferita, ci manifesta il volto del Padre. Può darsi che dentro di noi ci sia ancora l'idea di un Dio distante, freddo, indifferente alla nostra sorte. Il Vangelo, invece, ci fa vedere che Gesù, dopo aver insegnato nella sinagoga, esce fuori perché la parola che ha predicato possa raggiungere, toccare e guarire le persone. Così facendo ci rivela che Dio non è un padrone distaccato che ci parla dall'alto. Al contrario, è un padre pieno di amore che si fa vicino, che visita le nostre case, che vuole salvare, liberare, guarire da ogni male del corpo e dello spirito. Dio sempre è vicino a noi. L'atteggiamento di Dio si può dire in tre parole: vicinanza, compassione e tenerezza. Dio che si fa vicino per accompagnarci, tenero e per perdonarci. Non dimenticate questo: vicinanza, compassione e tenerezza. Questo è l'atteggiamento di Dio. Questo incessante camminare di Gesù ci interpella. Possiamo chiederci: abbiamo scoperto il volto di Dio come Padre della misericordia? Oppure crediamo e annunciamo un Dio freddo, un Dio distante? La fede ci mette l'inquietudine del cammino, oppure per noi è una consolazione intimista che ci lascia tranquilli? Preghiamo solo per sentirsi in pace? Oppure la parola che ascoltiamo e predichiamo fa uscire anche noi come Gesù incontro agli altri per diffondere la consolazione di Dio? Queste domande ci faranno bene farcela noi stessi. Guardiamo allora il cammino di Gesù e ricordiamoci che il nostro primo lavoro spirituale è questo: abbandonare il Dio che pensiamo di conoscere e convertirci oggigiorno al Dio che Gesù ci presenta nel Vangelo, che è il Padre dell'amore e il Padre della compassione, il Padre vicino, compassionevole e tenero. E quando scopriamo il vero volto del Padre, la nostra fede matura, non restiamo più cristiani di sacristia o da salotto, ma ci sentiamo chiamati a diventare portatori della speranza e della guarigione di Dio. Maria Santissima, donna in cammino, ci aiuti a noi stessi per annunciare il testimonio del Signore che è vicino, compassionevole e tenero. Cari fratelli e sorelle, prossimo 10 febbraio in Asia orientale e in diverse parti del mondo milioni di famiglie celebreranno il Capodanno lunare. Giunga loro il mio cordiale saluto con l'augurio che questa festa sia occasione per vivere relazioni di affetto e gesti di attenzione che contribuiscano a cercare una società solidale e fraterna, dove ogni persona sia riconosciuta e accolta nella sua inalienabile dignità. Mentre invoco su tutti la benedizione del Signore, invito a pregare per la pace, alla quale il mondo tanto anela e che oggi più che mai è messa a rischio in molti luoghi. Essa non è una responsabilità di pochi, ma dell'intera famiglia umana.
cooperiamo tutti a costruirla con gesti di compassione e di coraggio. E continuiamo a pregare per le popolazioni che soffrono per la guerra, specialmente in Ucraina, in Palestina, in Israele. Oggi in Italia si celebra la giornata per la vita sul tema «La forza della vita ci sorprende». Mi unisco ai vescovi italiani nell'auspicare il superamento di visioni ideologiche per riscoprire che ogni vita umana, anche quella più segnata dai limiti, ha un valore immenso ed è capace di donare qualcosa agli altri. Saluto i giovani di tanti paesi venuti per la giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta, che si celebrerà l'8 febbraio prossimo, memoria di Santa Giuseppina Bachita, la suora sudanese che da ragazza era stata schiava. Anche oggi tanti fratelli e sorelle vengano ingannati con false promesse e poi sottoposti a sfruttamenti e abusi. Uniamoci tutti per contrastare il drammatico fenomeno globale della tratta di persone umane. Preghiamo anche per i morti e feriti dei devastanti incendi che hanno colpito il centro del Cile. E saluto tutti voi che siete venuti da Roma, dall'Italia e da tante parti del mondo. Saluto in particolare i consacrati e le consacrate di oltre 60 paesi che partecipano all'incontro Pellegrini di Speranza sulla Via della Pace, promosso dal Dicasterio per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società della Vita Apostolica. Saluto gli studenti di Badajoz, Spagna, e quelli della Scuola Salesiana Sevigné di Marsiglia, come pure i fedeli polacchi di Varsavia e di altre città, i gruppi di San Benedetto di Tronto, Ostra e Cingoli. E vedo lì bandiere giapponese, saluto i giapponesi, e vedo bandiere polacche, saluto i polacchi, e a tutti costi voi, e ai ragazzi dell'Immacolata pure. Auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro itinerario di catechesi, nel nostro itinerario di catechesi sui vizi e le virtù, oggi ci soffermiamo su un vizio un po' bruttino, la tristezza, intesa come un abbattimento dell'animo, un'afflizione costante che impedisce all'uomo di provare gioia per la propria esistenza. Anzitutto bisogna notare che a proposito della tristezza, i padri avevano elaborato un'importante distinzione. E questa, vi è infatti una tristezza che conviene alla vita cristiana e che con la grazia di Dio si muta in gioia. Questa ovviamente non va respinta e fa parte del cammino di conversione. Ma vi è anche una seconda figura di tristezza che si insinua nell'anima e che la prostra in uno stato di abbattimento. E questo secondo genere di tristezza che deve essere combattuto, quella che si insinua nell'anima e la prostra in uno stato di abbattimento, questa va combattuta. C'è dunque una tristezza amica che ci porta alla salvezza. Pensiamo al figlio prodigo della parabola, quando tocca il fondo della sua degenerazione. Prova grande amarezza e questa lo spinge a rientrare in se stesso e a decidere di tornare a casa del suo padre.
È una grazia gemere sui propri peccati, ricordarsi dello stato di grazia da cui siamo decaduti, piangere perché abbiamo perduto la purezza in cui Dio ci ha sognati. Ma c'è una seconda tristezza, che invece è una malattia dell'anima. Nasce nel cuore dell'uomo quando svanisce un desiderio o una speranza. Qui possiamo fare riferimento al racconto dei discepoli di Emmaus. Quei due discepoli se ne vanno da Gerusalemme con il cuore deluso e allo sconosciuto che a un certo punto li affianca confidano: noi speravamo che fosse lui, cioè Gesù, a liberare Israele. La dinamica della tristezza è legata all'esperienza della perdita. Esperienza della perdita, Nel cuore dell'uomo nascono speranze che vengono a volte deluse. Può essere il desiderio di possedere una cosa che invece non si riesce a ottenere, ma anche qualcosa di importante come una perdita affettiva. Quando questo capita è come se il cuore dell'uomo cadesse in un precipizio e i sentimenti che prova sono scoraggiamento, debolezza di spirito, depressione, angoscia. Tutti attraversiamo prove che generano in noi tristezza, perché la vita ci fa concepire sogni che poi vanno in frantumi. In questa situazione qualcuno, dopo un tempo di turbamento, si affida alla speranza, ma altri si crollano nella malinconia, permettendo che essa incancrenisca il cuore. E si sente piacere in questo? Guardate questo. La tristezza è come il piacere del non piacere. Essere contento che questo non sia successo è come prendere una caramella amara, senza zucchero, brutta, e succhiare quella caramella. La tristezza è un piacere del non piacere. Certi lutti, protratti dove una persona continua a allargarsi il vuoto di chi non c'è più, non sono propri della vita nello spirito. Certe amarezze rancorose, per cui una persona ha sempre in mente una rivendicazione che le fa assumere le vesti della vittima, non producono in noi una vita sana e tanto meno cristiana. C'è qualcosa nel passato di tutti che deve essere guarito. La tristezza da emozione naturale può trasformarsi in uno stato di animo malvagio. È un demone sudolo quello della tristezza. I padri del deserto lo descrivevano come un verme nel cuore che erode e svuota chi lo ha ospitato. Questa immagine è bella, no? Ti fa capire. Un verme nel cuore che erode e svuota chi lo ha ospitato. Dobbiamo stare attenti a questa tristezza e pensare che Gesù ci porta la gioia della risurrezione. Ma cosa devo fare quando sono triste? Fermarti e vedere: e questa è una tristezza buona e una tristezza non buona, e reagire secondo la natura della tristezza. Non dimenticatevi che la tristezza può essere una cosa molto brutta, che ci porta al pessimismo, ci porta a un egoismo che difficilmente guarisce. Grazie.